Benvenuti e bentornati a tutti in questo nuovo episodio di Final Fantasy 9. Anche se non sembra, è passato un po' di tempo dall'ultima volta. Infatti, ho farmato un bel po' con i nostri personaggi, giusto per tirarli fuori, diciamo, dall'incredibile mediocrità dove erano confinati, perché avevamo party che faceva veramente schifo. E adesso entriamo nell'Invincible. E potete notare che questo più o meno sarà il mio party finale, diciamo. Ho aumentato di circa 20 livelli, ho imparato un bel po' di abilità e ho insegnato sempre rigene a tutti quanti, che diciamo sono le abilità che ci salveranno da fare una morte orribile. E visto che ci siamo, chiacchieriamo un po' con i nostri amici. Che strana sensazione. Cos'hai, Daga? Questo idrovolante ha distrutto la terra della madre che mi ha dato la vita e di quella che mi ha cresciuto. Scusa, non avrei dovuto farti salire qui sopra. Non devi scusarti, è stato Kuya e poi Garland a distruggere tutto, non certo questo idrovolante. Inoltre, è ora che affronti il mio dolore senza incolpare gli altri. Daga. Dobbiamo stare all'attenti, con la nebbia potrebbero uscire dei brutti mostri. Vabbè, Vivi che ci body blocca e Steiner cosa ha da dirci? Quando hanno distrutto Alexandria pensavo, non ho più nulla da dover difendere. Ma guardando questo cielo, sento che la mia missione di paladino non è ancora finita. Giustamente, guardate che spettacolo ragazzi. Partiamo, perché ci sono molte cose interessanti da fare, giunti a questo punto del gioco. E una di queste è rivisitare il villaggio dei Maghi Neri e da Guerreo, perché hanno rinnovato i loro negozi. Ci sarà altra merce disponibile in vendita e cose molto interessanti. Il villaggio dei Maghi Neri ve lo risparmio, anche se sarebbe da dare un'occhiata. Invece da Guerreo ci andiamo molto volentieri, anche perché c'è diciamo una quest molto interessante da affrontare. Oh, a ritrovarlo però da Guerreo. Ecco qui. Ovviamente, anzi, senza ovviamente, ci sono già stato per risparmiare un po' di tempo e risolvere di nuovo gli indovinelli. Quindi ho già preso la stellazio che c'era qui, anche se non ci servirà molto, dopo vedrete, e risolto i vari indovinelli in giro per questo posto. Prendiamo l'ascensore. E parliamo con questo tizio, il nostro Fabbro, che se non erro non ha niente di nuovo lui, a parte le solite cose. In teoria queste cose qui, se non sbaglio, c'erano già dall'altra volta. E invece di nuovo avrà il nostro caro amico armaiolo, che troviamo qui dietro, insomma. E voilà, anche l'armeria diventa intellettuale, guarda quante armi fatte col cervello. Ed effettivamente abbiamo delle armi fatte col cervello, soprattutto l'ultima sword, che è un'ottima arma per Steiner, dopo ci arriveremo. Avenger. Armi molto potenti e anche armature. La forcina dorata ad esempio ci insegnerà sempre rigene, che è, come ho già detto un botto di volte, una delle abilità più potenti del gioco. Anche il carabiniere che infligge aumenta nemmeno, perfetto, insegna sempre rigene al nostro Steiner e alla nostra Freya. E comunque altre armature degne di rispetto, direi. Ma la cosa che ci interessa di più, oltre a armature che ci possono insegnare cose molto interessanti, è questo vecchietto qui. Mi sembri un giovine che viaggia per il mondo. Se ti capitasse di trovare il dito magico, me lo porteresti? Per ringraziarti vorrei esaudire un tuo desiderio. E dove potremmo trovare questo dito magico? Vi ricordate per caso un posto dove si ottengono, diciamo, degli oggetti chiave a pagamento? Dove ci sono parecchi... c'è un grande giro di soldi? Esatto. Stiamo per ritornare a Toleno, ragazzi.
Quante volte saremo ritornati qui? E quante volte l'avrò detto? Ormai penso di aver perso davvero il conto. Con questa musica. Perché dobbiamo ottenere degli oggetti molto particolari. Le solite rarità che sembrano non valere molto. E a proposito, ho dei soldi? No, ne ho veramente pochi. Perfetto. Quindi vado a racimolare un po' di soldi. E a proposito, qui dentro c'è una certa bestia che dobbiamo sconfiggere. Sconfiggiamo il mostro. Veramente? Ma lo sai che io manderei in campo Freya, perché è l'unica capace di infliggere 9999 a colpo sicuro. Questo Behemoth, se non erro. Esatto. Con Araldo non si sbaglia mai. Ops. Non mi ricordavo che tirasse delle botte così forti. Visto? Spero che hai imparato la lezione. L'ho imparata e come? Però è anche vero che ci ha fatto un colpo critico. Sicuramente ci andrà meglio. E probabilmente l'ho equipaggiata con cose. Ma in realtà non ha delle brutte difese, anzi, mi sa che ha le migliori. In effetti. Riproviamoci. Andiamo di Araldo, ragazzi. Sperando di non essere sciottati come prima. Sarà un problema, perché alla fine Freya non ha attacchi con animazioni molto lunghi, quindi non farà ora ripristinarsi completamente gli HP. Questo contrattacco meteoritico non promette affatto bene. Mi ha fatto parecchio male, ragazzi. Non credo che riusciremo a vincere. Molto bene, ragazzi, direi che ci siamo. Questo Behemoth ha le ore contate. Neanche lui può resistere a due araldi. E invece a quanto pare sì. Cazzo. Ma quanta vita ha questo Behemoth? Non me lo ricordavo così forte. E per poco non ci ha shottato con il suo meteorite. Per fortuna che ho attivato provvidenza, ma non so quanto ci sarà utile. Vabbè, io lascio stare, anche perché ormai questa run non è decisamente nostra priorità completare tutto, anche perché certe cose sono incompletabili. Vediamo se riesco a vendere qualcosa e guadagnare un po' di soldi senza rompermi troppo le palle a farmare. Perché ci serviranno i soldi, come avrete intuito. L'asta di Toleno richiede parecchi soldi. Giustamente, è un'asta. Sarebbe strano il contrario. Molto bene, direi che abbiamo ottenuto un po' di soldi in più. Speriamo che bastino. Onestamente ho dei dubbi. E tra l'altro è meglio se controllo di non avere già le rarità, non credo proprio, perché ci serviranno delle certe rarità, ottenibili solo qui a Toleno. Il pezzo forte di oggi è Mini Seed, Vaso di Doga, Anello di Nozze, Materia Oscura. Tra l'altro la Materia Oscura è un oggetto che ci permetterà di evocare Odino. Diciamo che è la pietra preziosa di Odino, anche se non è proprio una pietra. E tutto quello che ci resta da fare è aspettare. A noi interessa il vaso di Doga. Eccolo qui, il nostro vaso di Doga. Usciamo e rientriamo. Ce ne serviranno altri 3 di oggetti particolari. Ecco qui, abbiamo ottenuto tutti gli oggetti che ci servono per continuare la quest. Esattamente ci servono la coda di topo, il cuore di grifone,
eccoli qui, lo specchio di Une e il vaso di Doga. E questi oggetti potremo rivenderli, ebbene sì. Potremo rivenderli a certi NPC che troveremo nella, diciamo, nella zona dove ci sono i caffè, prima del fabbro. Andiamo a vedere cosa ci propongono in cambio. Tipo questo tizio. Ehi, tu hai cuor di grifone. Ti offro 8000 gil. Non accetto. E per 10.000? Sì. Grazie, era da tempo che lo cercavo. E ricaricando la zona potremo fare altri affari. Anche con... forse ancora lui, esattamente. Coda di topo. 20.000 gil. 25.000. E tu, caro bel signore? Ehi, voi avete specchio di Une. Vi offro 12.000 gil. E quel 15.000? Certo. Ci manca un oggetto da vendere che in teoria non si può vendere a loro, se non erro. Bisogna venderlo a, diciamo, lo studioso che sta dal fabbro qui. Ehi, voi avete vaso di Doga. Me lo vendete per 10.000 gil? Se noi diciamo di no, lui ci dirà di no, perché chiaramente non ha soldi, non è un aristocratico come gli altri. Ma a noi alla fine ci interessa di venderlo, semplicemente volevo mostrarvi che si può anche guadagnare e riprendere i soldi che abbiamo speso. Tra l'altro, nell'asta dove siamo andati, c'era un fiocco in vendita, oltre alla materia oscura e... che ho comprato, perché ho comprato comunque la materia oscura. E tra l'altro ho notato che se non comprate il mini seed, che è un'altra rarità, la quest sembrerebbe non andare avanti, non vi vengono fuori disponibili gli oggetti che ci servono da vendere. Comunque gli oggetti che abbiamo venduto potranno essere ricomprati di nuovo all'asta, come vedete. E soprattutto compreremo il nostro dito magico, che ora sarà diventato disponibile. Eccolo qui, il nostro dito magico, per la bellezza di 36.000 gil. Siamo riusciti a recuperarlo. Ma prima di tornare dal vecchietto, abbiamo un'ultima cosa da fare, che in realtà non faremo perché questo salvataggio ormai è impossibile essere completisti. Io vi sto mostrando queste cose solo per puro, diciamo, almeno spirito di completismo teorico, qualsiasi cosa voglia dire, e mostrarvi alcune delle chicche di questo gioco. Anche se molti dei segreti che, diciamo, lo caratterizzano dovrete scoprirli voi, ci sono un sacco di guide, e poi secondo me è anche più divertente così. Ma mentre do le mie poche stellazio a questa regina di papera, vi dico subito che se foste riusciti a prenderle tutte, tra l'altro nel punteggio prima di perdere il salvataggio, se non erro, le avevo prese tutte fino a quel punto, vi dirà la quest delle stellazio procederà e questa regina papera vi dirà che ne manca ancora una, e che sarebbe tra l'altro il finale della storia che trovate nella descrizione di ogni stellazio. Per trovare l'ultima stellazio dovrete andare nella caverna di Quan, dove abbiamo trovato, se non erro, la Scorpion, esattamente in quel punto lì. E quando gliela tornerete a consegnare, vi darà un oggetto molto particolare, un'arma che però non potrà essere equipaggiata a nessun personaggio del party. E sto parlando ovviamente del martello di Ercina. E voi che direte, ma che cosa può servire un'arma che non può essere equipaggiata? Il martello di Ercina potrà essere usato per fabbricare una certa cosa a fine game da un fabbro. Oppure, se tenuto nell'inventario, vi sbloccherà un piccolo filmato segreto alla fine del gioco. Ed è l'unica unità disponibile in tutto il gioco. Che poi la regina papera sia riuscita a ottenere il martello di Ercina resta un mistero. Comunque,
direi di tornare dal vecchietto, che ci deve qualcosa. Eccolo qui. Matoa è il dito magico. Dammelo, ti prego. Grazie. Ma che ti prende, vecchio? Ah, scusa, sai che una volta facevo il fabbro? Poi un bel giorno persi la moglie, il lavoro, tutto. Così decisi di venire a vivere qui. Tempo fa lessi la biografia di un tale Gogo, che faceva delle bambole molto realistiche. La sua abilità era racchiusa nella punta delle dita. Mi vergogno a dirlo, ma un giorno decisi di farmi fare una bambola identica a mia moglie. Guardando le dita di quell'uomo non capivo cosa avessero tanto di speciale, ma alla fine capii che indicavano la strada da prendere. Le sue dita non sono diverse dalle mie. Quando ho capito questo, ho scoperto di avere un nuovo modo di vivere. Senti, quasi quasi ti regalo questo, tanto a me non serve più. L'Excalibur, che a parte la pena che proviamo per questo vecchietto che alla fine si è fatto fare praticamente un sex toy da questo tizio e le sue dita magiche, andiamo un po' a vedere cosa cazzo è l'Excalibur. L'Excalibur è un'arma potentissima che ci insegna tabula rasa, e tra l'altro l'ultima sword che si può comprare qui ci insegna estasi siderale, quindi sono tra le due abilità, oddio, non direi, beh, probabilmente anche le più forti di Steiner, che attacca tra l'altro con elemento sacro, perché è una spada usata da cavalieri santi. Quindi equipaggiamogliela, perché no? E praticamente è giunto il momento di farvi vedere qualche altra chicca. In un continente che abbiamo esplorato molto poco, anzi, offre poco in generale, è diciamo il continente che ha meno da offrire. Sto parlando del continente dimenticato. No, che continente dimenticato? Il continente quello ghiacciato, no? Non ricordo esattamente come si chiama. Comunque, nel posto dove sorge l'isola splendente, sorgeva anzi, è possibile recuperare un'altra arma finale. Cioè l'arma finale di Gidan, con il nostro Chocobo, che però non abbiamo potenziato in questo salvataggio. Quindi qui, più o meno, se vedete che non riuscite a trovarlo, dovete fare qualche tentativo extra. Dandogli il pepe nero è possibile trovare un tesoro super segreto con dentro l'ultima weapon. E ora ci manca un altro piccolo posto da visitare, dove in realtà ci sono già stato, ma off camera. Questa isola, vedete? In questa isola si nascondono i nemici più terribili di tutto il gioco, perché possono farci morire in un attimo, anzi ne approfitto per salvare, perché ve li mostrerò e basta, non ci farò nient'altro. Questi nemici sono veramente fortissimi, ci attaccheranno con degli attacchi che causeranno molto facilmente la morte del nostro party, e saranno anche capaci di fare la sbuffata, praticamente ci cancelleranno dal party un personaggio. Se ne possono trovare uno, due o tre, ovviamente noi ne abbiamo trovati tre. Queste pecorelle, dall'aspetto per nulla pericoloso, in realtà sono i mostri più orribili di tutto questo gioco. E questa è la loro versione normale, perché è possibile trovare anche la versione amichevole, che tra l'altro è l'ultima creatura amichevole che dovremo incontrare. E sarà possibile sfidare anche quella. E praticamente è una boss fight a sé, perché sarà possibile combatterla. E lei contrattaccherà in maniera molto forte. Ma se riusciamo a completare la quest delle creature amichevoli, ci verrà data un enorme bonus contro Ozma,
che è il boss finale di... il boss segreto più forte di Final Fantasy IX, che si trova sul Choco Aeroparco, dove tra l'altro siamo stati, ma che non ho mai affrontato e a questo punto non affronterò mai più. Praticamente, se completiamo la quest delle creature amichevoli, potremo attaccare fisicamente Ozma e diventerà debole all'attacco buio, quindi all'elemento buio, scusate. Quindi sarà molto più facile per noi riuscire a batterlo. E poi, con Choco, una volta terminato di aver recuperato tutti i tesori, potremo dirigerci al Choco Paradiso e terminare la quest di Choco. Per arrivare al Choco Paradiso ci basta semplicemente andare agli angoli estremi della mappa. Guardate che figata! Quando non c'era ancora internet dovevi scoprirlo da solo. Arrivavi in questa isola misteriosa con delle crepe e da lì si poteva terminare la quest di Choco e ottenere un certo potere particolare. Praticamente, quando avevamo finito la quest di Choco, potremmo andare in ogni spiaggia e, una volta attraversate tutte le spiagge di Gaia, potremmo recuperare gli HP e gli MP di tutta la squadra semplicemente premendo un pulsante. Ci sarebbero anche altre cose da fare, ma alcune preferisco farvele scoprire da voi, anche perché se lo facessi io non avrebbero lo stesso effetto. Una cosa che vale la pena di dire è che, una volta finita la quest delle rane di Quina, avremo accesso a un altro boss segreto, ossia la sua maestra Quera, che potremo sconfiggere, ed è anche una bella boss fight piuttosto difficile se presa sotto gamba. Ma nel prossimo episodio sarà l'ora di andare avanti, di terminare quello che abbiamo iniziato e di salvare il mondo. Nel prossimo episodio ci aspetta l'albero di Ifa. Ciao ciao!